mettersi in cammino per lei come per noi insieme con lei è una sfida che ci richiama sempre alla vocazione cristiana. Siamo fatti per camminare nel mondo, per costruire qualche cosa di nuovo e qualcosa di bello. E siamo contenti che anche in questa circostanza la Madonna ci guida e ci accompagna. La Vergine Lauretana si fa pellegrina e da Roma si mette in cammino per tornare alla sua santa casa sulla collina marchigiana di Loreto. In 10 giorni attraversa città, paesi, diocesi, parrocchie e comunità, con fedeli di ogni età sempre pronti all'accoglienza, alla preghiera, alla devozione più profonda e sincera. Ogni territorio che stiamo attraversando ci sta commuovendo, per quanto le popolazioni locali, dai bambini alle persone anziane, aspettano l'arrivo della nostra statua, della Madonna di Loreto, con una vera e profonda devozione. Ci sono i volontari Unitalsi che la accompagnano lungo vicoli e piazze nei paesi, i bambini che cantano per lei lungo le strade, chi la accoglie in chiesa per una veglia notturna e poi i momenti culturali per riscoprire i tesori di arte e fede lungo la Via Lauretana, antico tracciato di pellegrinaggio che collega Roma con la Basilica di Loreto, che attende la Vergine Maria per le tradizionali celebrazioni della festa della venuta del 10 dicembre. Maria si fa pellegrina per venirci a incontrare e dire che nel nostro pellegrinaggio della vita lei comunque c'è, è vicina e ci sostiene.